È una delle videocamere più chiacchierate al mondo, l'azienda con la maggior fan base in assoluto e da 10 anni a questa parte è la cam più diffusa. Stiamo parlando della GoPro Hero 8 Black. Non neghiamo che, quando siamo venuti a conoscenza delle sue specifiche, siamo rimasti parecchio delusi ed etichettato questo nuovo modello come fallimentare. Abbiamo ugualmente voluto dargli una chance. Ed eccoci qua, dopo un mese di test, a vedere come se l'è cavata. Partiamo dal punto di vista hardware e partiamo molto male. Il vetrino fisso. Perché? Ci è purtroppo capitato più volte di scheggiare il vetrino anteriore durante le riprese action e ad altri è anche capitato di distruggerlo del tutto. E la possibilità di cambiarlo spendendo una cifra abbordabile era qualcosa di davvero molto comodo. Ok che il vetro è più resistente ed ok che lo spessore è stato ridotto di 1 mm, ma era davvero necessario? Assolutamente no. Ad esempio per quanto si qui non crediamo che questo potrà resistere senza subire danni in un urto di un drone FPV e crediamo di poter dire con sicurezza che quel millimetro di meno di spessore non ci cambia assolutamente la vita. Un altro fattore da tenere in considerazione è che tutti i filtri degli scorsi modelli, pagati magari non poco, non andranno più bene, come non andranno più bene i vecchi case subacquei, neanche quelli della 7 Silver e White. Concludiamo il discorso della lente dicendo che molti utenti ci hanno già segnalato il problema della condensa all'interno della lente. Come seconda novità hardware troviamo l'attacco integrato, benino. Questo aggancio porta sicuramente dei grossi vantaggi nella trasportabilità e nella di utilizzo, in quanto togliendo il frame e spostando lo sportello, come vedremo tra poco, sarà finalmente più facile cambiare le batterie, ma allo stesso tempo dimostra di non essere super stabile. A suo favore dobbiamo dire che in caso di danno si può cambiare con grande facilità. Avere un aggancio un po' traballante quando si parla di action cam non è propriamente il miglior biglietto da visita che si possa presentare. È vero che per le riprese davvero super action si può a questo punto prendere un case subacqueo per ovviare sia questo problema che quello della lente fissa. Ma se uno dei punti di forza della campagna di vendita della GoPro è quello di averla resa più compatta e leggera, non si può costringere a comprare un accessorio che la rende più ingombrante e pesante, oltre ad abbassarne le qualità video ma soprattutto quelle audio. La terza novità strutturale di questa Hero 8 è, come accennavamo prima, l'aver spostato lo sportello da batteria lateralmente e l'aver ridotto ad 1 il numero di sportelli presenti sulla camera. Brava GoPro, qua ti meriti un plauso! Avere uno sportello solo riduce notevolmente i rischi di infiltrazione e rende il tutto comunque più semplice da utilizzare, soprattutto quando si devono cambiare le batterie. Detto questo, però, non ci è piaciuto fino in fondo. Come per l'aggancio integrato, anche questo non dà segni di estrema solidità ed anzi sembra staccarsi molto facilmente. Ancora una volta, non un buon segno quando si parla di action cam. Ci sta venendo il dubbio che questa volta GoPro non abbia creato un action cam. La quarta novità consiste nelle nuove posizioni dei microfoni, che anche grazie ad un software più evoluto riescono a gestire l'audio in maniera finalmente decente rispetto alle sue precedenti versioni impermeabili. Anche in questo caso facciamo i complimenti a GoPro per l'ottimo lavoro svolto. La quinta ed ultima novità hardware sta nello schermo, che trova una nuova posizione. Questo schermo è non dissimile da quelli dei precedenti modelli, e questo non è un punto a suo favore. Negli ultimi anni il touchscreen dei nostri smartphone è migliorato a tal punto, soprattutto per quanto riguarda la reattività, da rendere questo già obsoleto. Se facciamo un test di reattività tra la Hero 8 e il nuovo OnePlus 7T, possiamo vedere come non ci possa essere paragone tra i due. Comunque, non dimentichiamo che questo schermo è davvero molto più piccolo di quello della sua principale rivale, la Osmo Action, videocamera che ha introdotto lo schermo frontale tale che rende la scelta dell'inquadratura super semplice. Ma passiamo al lato software. Finalmente delle buone notizie. Il nuovo HyperSmooth 2.0 ci ha lasciato senza parole. È oggettivamente qualcosa di incredibile. E anche se è già stato detto per i modelli precedenti, questa volta lo si può fermare per davvero. Questa GoPro può essere utilizzata senza gimbal, anche nelle situazioni più estreme. L'averlo reso disponibile per tutte le risoluzioni e frame rate e l'aver permesso di scegliere l'intensità della stabilizzazione sono due mosse assolutamente vincenti. E per quanto riguarda la qualità della stabilizzazione, beh, le immagini parlano da sé. L'unica piccola pecca è, secondo noi, il fatto che non tutte le intensità siano disponibili per ogni risoluzione ed ogni frame rate. Questo è un piccolo compromesso che siamo disposti ad accettare, soprattutto perché questa stabilizzazione ad intensità media lavora comunque molto bene. Il Time Warp 2.0 non è da meno. Ne hanno parlato già tutti in lungo e in largo, per cui non ci dilungheremo troppo e vi diremo semplicemente che, oltre ad essere finalmente la portata di tutti con la sua immensa semplicità, permette di creare contenuti davvero interessanti. Anche grazie al cambio di velocità, una grandissima figata. GoPro, non possiamo dirti che brava, veramente brava. Ci sono piaciuti molto tutti i preset che sono ora raggiungibili tramite shortcut dalla schermata principale e che per di più sono personalizzabili. Questo velocizzerà di molto i cambi di impostazioni, anche se, come accennato poco fa, la fluidità delle animazioni è di sicuro molto migliorabile. Grazie all'ottimizzazione software sono poi molto buone le riprese al buio, anche se è ancora presente davvero tanto rumore per via delle dimensioni del sensore. E la durata della batteria è praticamente identica a quella della Hero 7 Black. Dato che stiamo parlando di batteria, facciamo notare che, pur essendo rimasti l'amperaggio e la forma identici,
a quelle della Euro 7, Euro 6, Euro 5, queste nuove batterie hanno una maggiore erogazione di potenza. Per cui, se si utilizzeranno delle vecchie batterie su questa nuova Euro 8, per quanto risultino compatibili, alcune delle nuove funzioni non saranno disponibili. È una cosa accettabile, ma che non ci rende felicissimi. Però bisogna tenerne conto, soprattutto per chi vuole fare un upgrade dalle vecchie GoPro alla nuova GoPro Euro 8 Black. Tralasciando la GoPro, parliamo di cosa invece è stato presentato insieme ad essa. Che sparisce e che viene integrato nella principale app GoPro, la quale subisce anche un refining grafico e alla quale vengono aggiunte alcune piccole funzioni interessanti. Una buona scelta secondo noi, avere tutte le funzioni all'interno di una sola app è sicuramente più comodo che averne due separate. Forse siamo stati un po' critici con questa Euro 8, ma la verità è che non siamo ancora riusciti bene a capire cosa sia. Ci sarebbe piaciuto concludere questa recensione con una domanda: è ancora la migliore action cam presente sul mercato? Ma la verità è che non capiamo nemmeno noi se questa sia ancora un action cam o altro. Se uno fosse davvero interessato solo alle riprese sportive, non gli converrebbe forse mettere da parte 300 euro e passare direttamente alla Max o a una qualsiasi altra camera 360? Mentre se uno è interessato ad una camera compatta per vloggare, non avrebbe più senso usare gli smartphone, che hanno ormai tutti un maggior numero di lenti, trasportabilità maggiore e sono per di più ormai nella maggior parte impermeabili almeno per 1-2 metri sott'acqua? Forse la domanda con cui dobbiamo concludere questa recensione è: GoPro, ma tu che cosa sei?